Quindi come scelgo, insomma, il mio provider di servizi di telecomunicazioni? In realtà, la risposta è che dipende molto dalle tue esigenze, da dove ti trovi e da che segmento appartieni. A volte un provider funziona in un isolato sì e in quello a fianco no. Quindi bisogna necessariamente valutare e considerare tutti gli operatori, a mio avviso. Veniamo adesso poi a quelle che sono le tue obiezioni, le obiezioni che solitamente dal lato della domanda vengono fornite a chi contatta per cercare appunto di promuovere dei servizi di telecomunicazioni. Le cinque casistiche che dicevo prima. Numero uno, non è il momento. Questa frase mi fa ridere perché sostanzialmente. Mi ricorda un po' quello che ci dicono di solito il 90% delle donne quando le conosci, le vuoi corteggiare, ti dicono: no, non è il momento, non sono presa dal lavoro. E diciamo che in realtà noi non ci crediamo, no? Perché sappiamo che stanno mentendo. La verità è che ogni momento è quello giusto, come recitava uno spot di un noto caffè italiano di qualche tempo fa. Sì, perché in realtà bisogna sempre, almeno una volta l'anno, rivalutare tutto quello che è la parte di tecnologia e telecomunicazioni, perché è da stupidi non farlo, anche se si vuole restare con lo stesso operatore. Questo perché il mercato delle telecomunicazioni è forse in assoluto quello a più elevata concorrenza, anche perché appunto è quello più saturo, la domanda è di sostituzione, e quindi in virtù di questa grossa concorrenza tra i principali provider, i costi si abbassano sostanzialmente in maniera sensibile. A distanza di un anno o a parità di costo si possono avere maggiori servizi. Quindi assolutamente è doveroso per un buon manager andare a riguardare e quindi ascoltare assolutamente le proposte forse di tutti e cinque gli operatori per poi anche forse anche solo per restare con il proprio provider attuale e cercare di avere qualcosa in mano per ottenere una proposta migliore, insomma. Numero 2, non mi sono trovato con altri operatori alternativi a Telecom Italia. Come vi sentite quando vi dicono quest'altra frase classica alle ragazze? No, sono già stata con gli uomini, siete tutti uguali, siete tutti str. Non vi sentite ingiustamente, diciamo, assegnati, attribuiti ad una categoria? Per il solo fatto di essere anche voi maschi, insomma. È vero, abbiamo due occhi, due mani, due braccia e lo stesso sesso, però è anche vero che abbiamo un cervello completamente diverso da quello degli altri, pensiamo in un altro modo, abbiamo altre abilità, altre attitudini, altri gusti, altri modi di fare. Quindi, allo stesso modo, che colpa ne ha il provider A? Se l'operatrice del customer service del provider B ha risposto in maniera scortese al cliente, oppure che colpa ne ha il provider C se il consulente commerciale del provider D è andato lì e ha venduto una cosa per un'altra, oppure il servizio non funziona o la fatturazione dell'altro provider non è comprensibile. Quindi, insomma, mi sembra un modo molto sciocco di ragionare, mente aperta e cerchiamo di valutare tutto. Facciamo soprattutto, un buon modo può essere quello di fare molte domande, cercare di appurare, cercare di capire se effettivamente, in fase di trattativa quello che poi il consulente ci sta in qualche modo vendendo è esattamente quello che noi vogliamo. Questo assolutamente sì, ma, la trasparenza di un provider non può diciamo, dipendere dall'operato sbagliato di un altro provider. Quindi questo. Numero 3. Quell'operatore non funziona, quindi quello specifico operatore non funziona, me l'ha detto un amico. Ora, penso in qualsiasi gruppo, anche nel vostro,
ci sarà sicuramente qualcuno che ha la fama di Don Giovanni, no? Quindi per questo viene giudicato spesso, eppure le ragazze ci vanno e stanno bene con lui. Quindi questo, che cosa voglio dire? I problemi poi se ne hanno sempre con chiunque, però il concetto qual è? È che è vero, è possibile che quell'operatore sia stato fallibile, fallimentare, insomma, in quella azienda o su quell'area di territorio, senza quindi togliere nulla alla veridicità delle parole dell'amico, che poi spesso si rivela essere un semplice conoscente. Ma questo può capitare perché su quel territorio magari quel provider non ci arriva o non ci può arrivare nessuno perché magari l'azienda si trova sul pizzo di montagna o qualcuno può aver sbagliato qualcosa nelle procedure o ancora al cliente può essere stato detto come fare e lui non ha eseguito la procedura come andava fatta e quindi poi si lamenta. Quindi può capitare di tutto, ma questo, tutti questi casi non escludono, cioè non di meno, che quello stesso operatore, quello stesso provider possa portare a voi il servizio giusto, un servizio efficiente a un prezzo più basso. Quindi, insomma, questo tipo di obiezioni lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo valutare la tua situazione specifica. Al riguardo, certo, può essere, secondo me, profittevole fare delle verifiche tecniche, dei sopralluoghi, soprattutto fare domande. Poi, se si è piccoli, allora diciamo le esigenze sono minime o comunque è più possibile rischiare un passaggio diretto, ma per esempio nel caso di grosse società, dove effettivamente non si può lasciare senza telefonia una società che magari ha 30 linee, allora cominciare magari con lo spostamento di alcune linee, poche linee, per vedere, fare una prova appunto se il servizio effettivamente funziona ed è efficiente e poi successivamente estendere in caso positivo a tutto il resto della struttura. Numero 4. Non mi fido dell'assistenza. Sfatiamo un mito. Molti credono che Telecom Italia sia la società di servizi più sicura perché manda sicuramente i tecnici. Sorpresa, i tecnici non sono Telecom. I tecnici sono della Sirti, è una società che si chiama Sirti, anche se vi arrivano con la macchinetta appunto targata Telecom. La differenza dov'è? Che per un vantaggio statale, per un privilegio che è stato attribuito, diciamo, in maniera così, Telecom può mandare i tecnici sempre, mentre invece gli altri provider lavorano in teleassistenza, quindi vi dicono che cosa fare se c'è un problema, se il problema è lieve, si riesce a risolverlo in maniera tra l'altro anche più efficiente, in termini di costo, direttamente al telefono si risolve. Oppure, se invece il problema effettivamente è grave, mandano i tecnici, la squadra di tecnici, anche loro, attraverso la Sirti sempre. Quindi ve li mandano, non è che non ve li mandano, è semplicemente un problema di valutazione. Gli altri provider cercano prima di risolvere la questione, insomma, telefonicamente. Tutto qui. Piuttosto, stiamo attenti ai bigliettini da visita, che comunque ci vengono rilasciati dalle agenzie, insomma, dagli altri provider, alternative a Telecom, perché lì abbiamo chiaramente il riferimento del consulente commerciale, innanzitutto è un modo per identificarlo, per capire che effettivamente la persona è seria e che quindi è collegata ad un'agenzia professionale. E quindi abbiamo ben tre riferimenti, abbiamo il numero, diciamo, dell'assistenza del customer service, che ce l'hanno tutti, abbiamo il numero del consulente commerciale e abbiamo anche il numero dell'agenzia di riferimento, quindi come assistenza siamo coperti. Obiezione numero 5, questa è l'ultima e l'ho lasciata per ultima apposta perché è la più bella secondo me, quella che mi fa ridere di più, quella che dai, la sappiamo tutti. Non vogliamo fare niente perché c'è la, non vogliamo fare niente perché c'è la crisi.
È appunto per questo che dovresti fare qualcosa. In primis, abbassare i costi dell'azienda. Di solito un commerciante ragiona così: guarda, i 50 euro del jeans che non ha venduto, e non guarda invece la possibilità di risparmiarne 15 su una bolletta che per 12 mesi fa 600 euro. Quindi, insomma, cerchiamo di mobilizzarci, perché poi alla fine della crisi si esce così, facendo qualcosa. Nel momento in cui c'è la crisi è il momento in cui ci viene richiesto appunto di fare qualcosa, soprattutto poi attinente, diciamo, alla parte di pianificazione strategica, e quindi qua poi rientriamo in altri servizi che comunque come Leonardo trattiamo, che secondo me sono basilari, perché uno dovrebbe sempre avere comunque un minimo di pianificazione strategica di dove andare e di cosa fare, soprattutto e a maggior ragione in una situazione dove niente si muove. Quindi, insomma, spero di avervi sensibilizzati un po' sull'argomento delle telecomunicazioni, anche a cercare di capire che quello che stiamo facendo, quello che cerchiamo di fare è, diciamo, nel vostro interesse come aziende, ma io, diciamo, parlando come Leonardo, il nostro interesse è quello di fare consulenza a 360 gradi alle aziende, proprio perché appunto poi non ci occupiamo soltanto del ramo telecomunicazioni, ma come dicevo all'inizio, anche di servizi finanziari, di tutta la parte di tecnologia, quindi CRM, siti web, insomma, noleggio hardware e la parte di consulenza, quindi contabilità, fiscalista, commercialista, tutta la parte di consulenza del lavoro, studio legale, business plan e pianificazione strategica e marketing, che è quello, diciamo, la mia competenza primaria. Ma sostanzialmente attraverso questo l'obiettivo di Leonardo qual è? È quello di cercare di aiutarvi a migliorare le vostre performance, raggiungere i vostri obiettivi sia strategici che commerciali. Perché poi tutto questo? Sostanzialmente per aiutarvi a portare benessere economico e sociale, quindi sulla nostra terra, che è la Campania, e quindi cercare di creare delle condizioni migliori per noi e per i nostri figli. Beh, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.